Buonasera, buonasera Torre Vecchia e grazie per l'ospitalità e per il calore con il quale ci avete accolto. Noi siamo i giovani, loro sono giovani, del gruppo della pastorale giovanile vocazionale redentorista della parrocchia di Sant'Alfonso di Francavilla al Mare. Siamo vicini di casa rispetto a voi e questa sera vi presenteremo il musical della vita di Madre Teresa di Calcutta. Questi ragazzi che ascolterete questa sera con parti suonate e cantate interamente dal vivo portano questo spettacolo avanti da più di un anno. È la sesta replica che fanno. Sono stati, oltre che su Francavilla, sono stati anche a Roma e sono stati anche in quella che era la parrocchia un anno fa di Don Nico, che oggi è il vostro parroco, ma un anno fa appunto si trovava a Manoppello. Lì abbiamo fatto un'altra replica di questo spettacolo e questa sera siamo qui, ci hanno voluto ancora e vi presenteremo quella che è stata la vita di Beata Madre Teresa di Calcutta, proprio in un momento particolare per la sua storia, perché sappiamo che domenica prossima, 4 settembre, verrà santificata. I nostri ragazzi saranno lì a Roma, assisteranno alla cerimonia. Quello che volevo dirvi è che quello che mi piace sempre sottolineare è il fatto che questo spettacolo, oltre che un copione recitato, suonato, cantato, è anche un percorso di fede per questi ragazzi che vi si applicano ogni settimana come attività continuativa nell'anno a questa e a tanti altri servizi, ma in particolare a questa, tant'è vero che sono stati anche a Roma dalle suore missionarie della Carità per entrare più nel vivo di quella che è stata la vita, di quelle che sono state le opere di Madre Teresa. È uno spettacolo sicuramente che riuscirete a seguire con grande piacere, riuscirete anche a cantare, perché no, se avete voglia anche a danzare con loro. Vicino a me, prima di iniziare, senza togliere troppo tempo a questi ragazzi, vorrei Don Nico per un saluto ai suoi parrocchiani. Grazie. Don Nico, tu questo spettacolo già lo conosci, sei avvantaggiato, questa sera speriamo che vada bene come è andata la puntata di Manoppello, iniziamo però con un pensiero speciale. Sì. Allora, anzitutto sono io che ringrazio voi ragazzi di Sant'Alfonso per aver accolto ancora una volta l'invito. Come, brevemente, come li ho conosciuti? L'anno scorso, se non erro, durante la giornata vocazionale, avevano presentato alcuni brani al seminario, se ricordate, e avevo sentito alcuni brani di questo musical e da lì mi sono incuriosito, ho contattato il responsabile, che era Luca, e la moglie Simona, e gli ho detto mi piacerebbe farlo in parrocchia, quello che sarà aprile, maggio, non mi ricordo, quando? All'Atrezio Simoli, quindi era marzo. E da marzo poi ad agosto, quindi abbiamo messo in scena lo spettacolo, o meglio, io direi il momento di preghiera anche a Manoppello, perché questo io così lo voglio vedere questa sera, come un momento di preghiera, proprio in preparazione a quello che diceva anche Paola, che sarà la canonizzazione di Madre Teresa, è già beata, domenica sarà fatta santa, e sarà proclamata santa, perché già è santa. E a tal proposito, volevo anche riascoltare con voi solo due piccoli pensieri di Madre Teresa. Uno è questo: non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Abbiamo il potere di essere in paradiso già da ora, di essere felici con Lui in questo momento. Se amiamo come Lui ci ama, se aiutiamo come Lui ci aiuta, se doniamo come Egli dona, se serviamo come Egli serve. Bene, questo quindi vuole essere un momento di preghiera e mi piacerebbe con tutti voi iniziare questo momento con un attimo di silenzio, ripensando e pregando anche per tutte le vittime del terremoto del centro Italia. E poi concluderemo questo momento di preghiera con un applauso per poi lasciare lo spazio a questi ragazzi.
Eterno riposo dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Madre Teresa di Calcutta, prega per noi. Buon momento, buon spettacolo. Non ci resta che augurarvi una buona visione. Io ringrazio anche il sindaco di Torrevecchia che è qui con noi, la dottoressa Katia Baboro. Più tardi la saluteremo. Buon proseguimento. Share the joy of sharing. It is not how much we give, but how much love we put. Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. If you give a glass of water in my name, you give it to me. If you receive a little child in my name, you receive me. Whatever you do to the least, you do it to me. Need to pray to have a clean heart. If we have a clean heart, we can see God. The fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Thank you.
insomma, che male c'è se le scatto qualche foto di nascosto? Un sorbettino, uno scoop è uno scoop. Ma te l'abbiamo detto mille e mille volte, inutile che stai appostato lì dietro come una iena. Lei a quest'ora prega. E voi non pregate? Già fatto. E poi sfamare un povero ammalato è un po' come pregare. Certo che ce l'avete sempre pronta, eh? Prontissima! Ma è possibile che Madre Teresa non vuol capire che se mi concede un'intervista in esclusiva, il mio giornale, che ha tanti, tanti soldi da investire, poi farà una cospicua offerta? Ma se il tuo giornale ha veramente così tanti soldi da investire, perché non ne investe un po' qui, senza bisogno dell'intervista? Ti avevo detto, ce l'avete sempre pronta. Prontissima! Piuttosto, questa casa per accogliere i poveri e i malati, ve la daranno? Pare di sì, e senza bisogno di cospicui investimenti. Lo vedi? Ci stai disturbando sul lavoro! Il lavoro? E quanto vi pagano per questo lavoro? Tantissimo! Una montagna di lingotti d'amore che non basterebbero tutte le banche del mondo per conservarceli. Lingotti d'amore e conservarli in banca. Bella questa, me la segno. Tanto t'ho visto! Vabbè. Niente intervista. Niente intervista. Ma neanche dopo che ha pregato? No, dopo che ha pregato va a dormire un po'. Anch'io in genere provo a dormire un po', ma faccio certi sogni strani. Ma lo sai che ultimamente anche Madre Teresa fa dei sogni strani? E che sogna, che sogna? Dice che sogna una cosa bellissima. E che cosa? Una cosa molto simile a quello che c'è scritto qui. Leggi. Un giorno stavo camminando per la strada e ho visto un uomo alto, magrissimo, seduto all'incrocio, raggomitolato su se stesso, l'aria profondamente infelice. Mi sono avvicinata, gli ho stretto la mano e gli ho domandato come stava. Lui ha sollevato lo sguardo su di me e ha detto: «Oh, dopo tanto tempo, sento il calore di una mano», e si è alzato. C'era un sorriso così radioso sul suo volto perché qualcuno era gentile con lui. Il semplice gesto di una stretta di mano gli aveva dato la possibilità di sentirsi qualcuno. Per me era Gesù sotto le spoglie del dolore e io gli avevo donato la sensazione di essere amato da qualcuno. Hai capito? Certo che ho capito, certo che ho capito. Ma che c'è da capire? Questo sogno che fa
che freddo! Mamma mia, che freddo! Che freddo? Ma se non si respira dal caldo? Brr, che freddo! Mamma mia, che freddo! Brr! Come si vede che viviamo in due mondi diversi, io e te? Tu hai caldo perché sei un ubriacone. Chi? Io? Comunque, mettiti l'anima in pace, perché tanto anche oggi Teresa è molto impegnata. Lo immaginavo. Vabbè, allora dimmi qualche cosa di te. Di me? Un'intervista a me? Sì, perché no? Per esempio, dimmi qual è stato il giorno più bello della tua vita. Il giorno più bello della mia vita? Ma qui tutti sono i giorni più belli della mia vita. Qui c'è l'amore. In mezzo a questo schifo? Sì. Qui c'è l'amore. Come c'è l'amore? L'amore. È l'amore che lava via lo schifo. E più amore, più lava via lo schifo. L'amore non è accondiscendente. E la carità non ha nulla a che vedere con la pietà. E amore, carità e amore sono la stessa cosa. Quando fai la carità, dai amore. Perciò non limitarti a dare denaro. Piuttosto tendi la mano. Hai capito? Certo che ho capito. E con l'amore, tutti i giorni più brutti possono diventare improvvisamente più belli. E invece, qual è stato il giorno più brutto della tua vita? Il giorno più brutto? Quando Teresa se ne andò dalla scuola dove insegnava per venire in questo posto. Io ero una delle sue allieve e ci sentimmo tutte subito perse, come figlie senza più madre. Bella questa. Tutte figlie senza più madre. Carina. Me la devo segnare da qualche parte, ma dov'è il taccuino? Teresa se ne andò, non pensiamo che a lei. A quegli occhi pieni di malinconia che vedranno per noi.
bambini con quei occhi che mi guardano, chiedono aiuto a me, tu salvami o morirò, ed il cuore mio che scoppia e grida, sì, io ti salverò, per tutti loro piangerò.
E così questa sarebbe la nuova casa di Maria Teresa? Veramente non è proprio sua, è in affitto. Ah sì, e chi sarebbe il proprietario? Andiamo bene. E l'affitto, come lo pagate l'affitto? Col sacrificio. Ah, mi pare giusto. E tu chi saresti, l'arcangelo portiere? No, sono uno che vuole aiutare, un volontario. Ah, bene. Tutti volontari, tutti bravi, tutti che lavorano gratis, casa gratis. Ma chi ci guadagna in tutto questo? Ah, mi pare giusto. Del resto lui è uno che con gli affari ci ha sempre saputo fare. Sei qui per fare un'offerta? Un'offerta io? Sì, perché? Che c'è di male? Sembri uno che vorrebbe dare. Forse ti manca un po' di coraggio. Benissimo. Mi trema le mani solo al pensiero di tirar fuori un nichelino. Per esempio, ci sarebbe da accompagnare questo malato all'ospedale. Noi non abbiamo le medicine giuste e lui ha bisogno di cure urgenti. No, non mi pare proprio il caso. Come non ti pare il caso? Con quelle medicine si salva, senza quelle medicine no. Pensaci un attimo. Ma la malattia è contagiosa? No, e anche se fosse, cosa cambia? Assolutamente niente. Sarà invece la tua buona azione ad essere contagiosa. Dopo di te, qualcun altro ne farà un'altra e così via. Non mi ci vedo come responsabile di una bella epidemia di buone azioni. Non mi ci vedo proprio. Grazie. Prego. Mamma mia. Allora, innanzitutto, tu devi sapere che io sono molto più malato di te. Bevo 2 bottiglie di whisky al giorno e poi ho l'ulcera duodenale. Dai, andiamo in ospedale. Dirette, dai, su, 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 su. Su. Lottato
tuo. Che cosa ho fatto per venire in una città? Ho combattuto contro la povertà, con le mie forze il sudore mio, rubando il cuore che era di Dio, rubando il cuore che era di Dio. Soffro, dando il cuore mio a chi soffre. Soffro, tra cui le tiro il suo sangue. Soffro, soffro, dove Dio, dove il figlio tuo. È dentro te, è dentro gli occhi tuoi, perché tu dai la forza a tutti noi, se non ci fosse Dio dentro di te, saremo tutti eroi. Ma senza un re, senza un re. Che cosa ho fatto? Perché ho tradito Dio? Quando ho pensato il mondo salverò, quando ho giurato ce la farò. Perché c'è morte, perché c'è povertà, perché un leproso, perché non prendi me? Perché non chiedi la vita mia e ti riprendi quel cuore tuo? E ti riprendi quel cuore tuo? Soffro, mentre prego, piango e soffro. Soffro, tra i malati in mezzo ai morti. Soffro, soffro. La morte.
mia, soltanto mia. La peggiore malattia dell'Occidente oggi non è la tubercolosi o la lebbra, ma il non sentirsi desiderati né amati, il sentirsi abbandonati. La medicina può guarire le malattie del corpo, ma l'unica cura per la solitudine, la disperazione e la mancanza di prospettive è l'amore. Vi sono molte persone al mondo che muoiono per un pezzo di pane, ma un numero ancora maggiore muore per mancanza d'amore. E la povertà in Occidente assume forme nuove. Non è solo solitudine, ma è anche povertà spirituale. Vi è fame d'amore e vi è fame di Dio. La preghiera attiva è amore, e l'amore attivo è servizio. Cerca in ogni momento di dare incondizionatamente qualsiasi cosa di cui una persona abbia bisogno. L'importante è fare qualche cosa, per quanto piccola, e dimostrare con le proprie azioni, donando il proprio tempo, che si vuol bene. A volte vorrà dire impegnarsi in un lavoro fisico, come facciamo nelle nostre case per i malati moribondi. Altre volte offrire sostegno spirituale a chi se ne sta sempre chiuso in casa. Se un malato vuole medicine, dagli medicine. Se ha bisogno di conforto, confortalo.
Eccoci qua, adesso mi sentite. Allora, diamo il tempo ai ragazzi di cambiarsi, di modificare le scenografie che non ci sono, ma che sono costituite dagli abiti e da tutto ciò che di ricchezza questi ragazzi portano con sé. Io ne approfitto per ringraziare anche la mano, la grossa mano delle mamme e degli adulti per questo spettacolo che si rivela sempre preziosa per far riuscire tutto al meglio, perché come avrete avuto modo di notare, i costumi dei ragazzi sono bellissimi, li hanno realizzati le mamme a mano, li hanno studiati prima per poi poterli realizzare al meglio. Io ne approfitterei a questo punto, se vuole venire vicino a me il sindaco, per far fare un saluto adesso, in modo tale che poi nella parte finale andiamo a presentare i ragazzi, a nominarli. Sindaco, grazie per l'ospitalità, questa piazza è meravigliosa. Grazie a te Paola e grazie a voi, perché ci state facendo vivere veramente delle bellissime emozioni, perché la vita di Madre Teresa penso che la conosciamo un po' tutti, però vista rappresentata dai ragazzi che ci mettono il cuore e l'anima, vuol dire che il suo insegnamento, la sua gioia, perché Madre Teresa, nonostante vivesse in mezzo a tanta povertà, a tanto dolore, a tanto strazio veramente, in realtà aveva fatto proprio il messaggio di Cristo, che è la gioia. Infatti il suo saluto era sempre quello: la gioia sia con voi. Ed è questo quello che ci state trasmettendo questa sera, quindi grazie veramente di cuore. Questo bel gemellaggio Torrevecchia-Francavilla tra le parrocchie veramente, veramente ci piace, quindi speriamo che nel futuro ce ne siano altre di queste occasioni. Quindi buona visione a tutti e che sia di insegnamento anche ai nostri giovani, così imitiamoli, perché come diceva prima il fotografo, io non voglio essere portatore di virus sani, no, invece io mi auguro che tutti i ragazzi siano portatori di questi virus sani, che ci coinvolgano un po' tutti per stare insieme nella comunità in pace, e quello che facciamo, facciamolo veramente con gioia, anche una piccola cosa, ma facciamola con gioia, altrimenti, come diceva Madre Teresa, il tutto non ha senso. Quindi grazie. Grazie a lei sindaco, e certo dobbiamo sempre farci portatore di queste epidemie positive. Voglio vedere un attimo se mi sto dimenticando di raccontarvi qualcosa, un attimo. Ok, sì, in realtà questo i nostri spettatori si sarebbero accorti da soli di questo cambio. A questo punto Madre Teresa inizia a raccontarsi nella sua vita da adulta, da anziana, e vedrete una nuova attrice in questi panni. Da Chiara, che c'era prima, arriva un'altra Chiara, poi più tardi li nomineremo per bene. Io immagino che voi siate pronti e quindi vi lascio la seconda parte dello spettacolo. Guarda chi si rivede! Ma sei proprio tu? Sì, sì, sono sempre io. Era davvero tanto che non ti si vedeva. Ma dove sei stato in questi anni? Il mio giornale mi ha mandato in giro per il mondo. Sono stato da tantissime parti e ora mi ritrovo qui per un nuovo servizio su Madre Teresa. E, per esempio, sono stato a Ovest, nella giungla, e ho scoperto che gli elefanti indiani, al contrario di quelli africani, hanno le orecchie corte. Pensa tu che scoop, già me lo vedo domani su tutte le prime pagine. Gli elefanti indiani, al contrario di quelli africani, hanno le orecchie corte. Tutti particolari in cronaca. Sfotti, infierisci pure con calma. Ma ad ogni modo, sai se lei oggi si farà vedere? No, oggi non c'è. E dove sta? È in missione. E dove? A Ovest, nella giungla, a far crescere le orecchie lunghe agli elefanti con le orecchie corte. Missione impossibile. Vabbè, vedo che oggi non è aria. Ma piuttosto, togli una curiosità. Perché Madre Teresa, a suo tempo, ha scelto di fare la missionaria proprio qui a Calcutta? Non lo so, di sicuro mi pare che non l'abbia scelto lei. E chi l'ha scelto? Un vescovo? Non lo so neppure io. Anzi no, mi pare di ricordare che glielo abbia consigliato la madre. La madre? E perché? Non lo so, ma perché non lo chiedi a lei? Ma a chi è la madre?
Ma no, a Teresa. E dove la trovo? Ti sei dimenticato? Lei a quest'ora prega. Thank you.
ci rendiamo conto che quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più alto. Ma che significa? Significa che l'importante è fare qualcosa, anche se piccola, dare noi stessi, il nostro lavoro, il nostro tempo, per dimostrare che si vuole bene. Sì, ma l'oceano è immenso. Sì, però se tu guardi chi ti sta vicino e magari vedi che soffre o che ha bisogno di aiuto, diventerà quello il tuo oceano. E in tal caso io potrei essere la sua goccia. Esatto, ma solo se gli farai del bene. Mi piace. A volte basta anche una piccolissima azione e te la senti subito dentro al cuore, che lenta scende e fa... La... Che cosa? La goccia! È come se quell'immenso oceano diventasse ancora più immenso, e tutto questo grazie alla tua piccolissima goccia. Chissà se funziona lo stesso con un goccio di whisky. Il solito cinico. Per esempio, oggi uno dei nostri volontari diventerà frate missionario. E allora? È importante per lui e per tutti noi, perché sarà un altro che di fronte a Dio si investirà ufficialmente di una nuova responsabilità nei confronti del mondo. Un'altra goccia nell'oceano. Bravo, stai diventando bravo. Vabbè, ma questa era facile. Oh Dio, Signore mio, con il caldo del
bambini e poveri, a tutti quelli che soffrono. Nella tarde sofferenza nel mondo, moltissima. La sofferenza materiale è la sofferenza di chi ha fame, di chi non ha una casa, di chi è malato, ma continua a ritenere che la sofferenza più profonda sia quella di chi è solo, di chi non si sente amato, di chi non ha nessuno. La peggior malattia che un qualsiasi essere umano possa mai sperimentare è quella di non essere desiderati. Hai qualcuno che ti desidera? Sì, questo. Alla faccia, complimenti, ma che eleganza. Ma dimmi, come ci si sente vestiti da missionario della carità? Posso rispondere con una frase banale? Ma certo. L'abito non fa il monaco. Ottima risposta, ottima risposta. Ma che cos'è questo odore strano? Dobbiamo distribuire del pesce agli affamati. La povertà, quella vera, il più delle volte è soprattutto solitudine. E la solitudine si guarisce col pesce? Anche, però ancora meglio insegnando la voglia e la gioia di vivere. E come si fa? Si va, si parla, si ascolta, ma più di tutto si vuole bene. E voi volete bene a tutti? Certo. E dove lo trovate tutto questo bene da volere a tutti? Ah, dimenticavo, il vostro fornitore. Guarda che è il fornitore di tutti, non solo il nostro. A proposito, ti ricordi quel malato che tempo fa ti ho chiesto di portare in ospedale e tu ce l'hai portato? Certo che mi ricordo, mica è... No, adesso sta bene. Ah, sono contento. Sei contento? Sì, sono contento. Per lui? Per te? Sì, per lui, per me. Per tutti? Vabbè, adesso non mi venire a dire che grazie a me lui è ancora vivo e io ho fatto del bene non soltanto a lui, ma a tutti. Ma perché no? Ma perché no? Vabbè, diciamo perché sì. Allora perché sì? Andiamo a portare il pesce? Andiamo a portare il pesce. Hai visto mai che con un cefaletto salviamo qualcun altro? Grazie a un cefaletto e grazie a te. Salvare pure te. Chiedono a Teresa, suora, gridano: forza dai Teresa, salva i tuoi malati, salva gli affamati e poi salva pure me. Let's go.
benedetti. Che ha mangiato dal Papa benedetti? Cosa pensa del sesso bisessuale? Tradesivo, proprio tanto. Tradesivo, mamma, quanto... Santa Teresa, la stampa è tutta qua, a fare di una suora, la sua celebrità. Chi dica cos'è stato che l'ha portata qua? O se c'è un talismano che dona la virtù, o se magari un contratto a fede perderà, la perderà. Tutto questo chiasso che c'è mi dà più dolore di tutti i miei malati. Prega nel silenzio che in te scopri la speranza e qualcuno salverà. Colleghi, aspettate, colleghi, aspettate. Come sempre colleghi. Arrivi col solito chilometro e mezzo di ritardo. Scusa, ma la conferenza stampa non era alle 5? E infatti è finita. Sì, ma se sono le 5:05. Madre Teresa è stata molto concisa. Ma poi... No. Che miseria. Chi ha detto? Ha detto che bisogna pregare un po' di più. Bisogna pregare un po' di più? Tutto qui. E ti pare poco? Tu preghi un po' di più? Io no... Che c'entra? E invece c'entra, perché non preghi un po' di più? Oh bella, io non so pregare e poi non conosco neanche una preghiera. Tieni, qui ce n'è qualcuna, te lo regalo. Grazie. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. È una preghiera di San Francesco. Madre Teresa la recita sempre. Titolo, San Francesco a Calcutta. Va bene. Ma guarda, che San Francesco... Lo so che San Francesco non c'entra niente con Calcutta, lo so. Sarò pure un miscredente senza anima, ma certe cose le so. Sto solo cercando di inventare un articolo per domani. Teresa dice sempre che senza la preghiera non riuscirebbe a lavorare neanche mezz'ora. Tu questa sera di una preghiera e vedi che l'articolo ti viene. Sì, sì. Sì, per vincere il premio Pulitzer, sai quante tonnellate di preghiera devo dire? Io, per esempio, la sera prego anche per te. Tu preghi per me? Certo. Perché mi va di pregare per te. E scusa, come preghi per me? Per esempio, prego per la tua salute. E allora preghi malissimo. Comunque credo che nel mondo nessuno preghi o abbia mai pregato per me. Non ci credo. Ci sarà sicuramente qualcuno al mondo che ti voglia almeno un po' di bene. Sai, le vie del Signore sono infinite. E allora tu, oltre a questo, dovresti darmi una bella cartina topografica dove sono indicate le vie del Signore. Tu cominci a pregare un po' di più e vedi che la strada la trovi da solo. Vabbè, si è fatto tardi, ci vediamo. Senti, ma che la diresti una preghierina per me stasera? Stasera? Ma se proprio ci tieni. E da te che deve partire? Tu devi tenerci. Partire? Senza cartina, sorbettina, senza cartina. Ma vuoi vedere che è questa la cartina? Bravo, stai andando bene. Ok, dirò una preghiera per te questa sera. Che bello! Ma davvero sei contenta? Perché io dirò una preghierina per te questa sera. Certo! Mamma mia, come siamo diversi. Mamma mia, siamo proprio diversi io e te. Perché non sei uguale a me e non sono uguale a te, a chi
si riassumerà la giusta umanità. Anche Dio che già lo sa, è diverso un po' da noi, e da sempre ci comunica che bello c'è se c'è diversità. Benedetta questa santa e grande tua diversità, benedetta chi l'ha fatta questa mia diversità. Che il bello sia la mia musica e poesia, che riscopre il mondo e che il mondo sia un mondo di diversità, proprio come porce, porco chi sporco la sposa di Bisnò. Che tu sia nuda fra i maiali, in mezzo al fango dei tuoi mali, lorda di infamità. Che tu sia malattia, muoia chi oltraggiò la tua verginità. Scusa anche a chi mi ricorda, la purezza
cerca una suora in mezzo a noi, un sacerdote di Brahma e di Vishnu. Noi che preghiamo la nostra Dea Kali, che cosa c'entra il suo Cristo in mezzo a noi? Da cosa nasce l'amore suo per noi? Noi che adoriamo le vacche tuoi, noi non vogliamo i favori tuoi, noi non vogliamo i favori tuoi, basta! E guarisci ciò che ammazza, basta! Col tuo Dio di un'altra razza, basta, basta! L'amore che le dà col tempo curerà la vostra ingenuità, e questo lei lo sa. Nessuno forse strega in mezzo a noi, è il diavolo che fa gli affari suoi. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Basta! Guarisci ciò che ammazza! Basta! Col tuo Dio di un'altra razza! Basta! Basta! Senza far rumore, morto sul mio petto, così come un uccellino che mai non ha cantato, mai non ha volato sugli alberi, non ha conosciuto quel vento che spettina le piume per disse: io so che tu non lo guarirai, ma poi d'un tratto il pianto si smazzò e pianto insieme al vento se ne andò. Nel silenzio del cuore Dio parla. Se ti porrai di fronte a Dio, nella preghiera e nel silenzio, Dio ti parlerà. Nella natura troviamo il silenzio. Gli alberi, i fiori e l'erba crescono in silenzio. Le stelle, la luna e il sole si muovono in silenzio. Il silenzio del cuore è necessario per poter udire Dio ovunque, in una porta che si chiude, nella persona che ha bisogno di noi, nel canto degli uccelli, nei fiori, negli animali. Nel silenzio Lui ci ascolta. Nel silenzio parla alle nostre anime. Nel silenzio ci è concesso il privilegio di ascoltare la Sua voce. Thank you.
Lo so. E adesso come farò io senza di lei? Come faremo tutte senza di lei? Ce la farete, ce la farete. Lei ha gettato il semino e voi come tanti bei semini crescerete e diventerete tanti bei tulipani tutti in fila sotto il sole. Ma io non voglio essere un semino. Come no? Tu sei il più bel semino. Da te, da lei, grazie a voi, nasceranno delle cose bellissime. Quali cosa? Dimmene almeno una. Tanto per cominciare, questo è un regalo che penso ti piacerà. Ma è la tua fiaschetta di whisky. Sì, ho deciso di smettere. È il più bel regalo che potessi farmi. Sì, ho deciso di smettere di bere whisky. Adesso ho voglia di bere qualcos'altro. Birra, vodka, rum. No, no, hai capito benissimo. Ho voglia di bere qualcosa di più dissetante. Una cosa che forse non si beve proprio, ma che va dritta giù nell'anima. Ma sei sempre detto che un'anima non ce l'hai. Mi sa che me ne sta nascendo una piccola piccola. Grazie ad un semino. Grazie a un semino. E ora dove te ne andrai?
in Africa. Pare che lì c'è un missionario che sta facendo grandi cose. Lì c'è la guerra civile e lui raccoglie i bambini orfani di entrambi le parti in conflitto. Pensa che bello, che non sia lui la mia nuova bevanda? Magari riuscirà a dissetarti di tutta quella sete che da sempre ti porti dentro. Mi ha dissetato molto Madre Teresa e voi naturalmente. Sei una brava persona, l'ho sempre saputo, sin dal primo giorno. L'aereo parte fra 2 ore, ora devo andare. Abbi cura di te. Anche tu di te. Senti, mettiamo il caso che tu un giorno diventerai famosa e importante quanto lei. In tal caso me la concederà un'intervista? Sì, anche 2. Guarda che ci conto, altrimenti ricomincio tutto. Contaci. Da capo. Che Dio ti aiuti. Ha già pregato per me.
bread. I was hungry, and you gave me to eat. I was naked, and you clothed me. I was homeless, and you took me in. Whatever you do to the least of my brethren, do it to me. Signore,
di loro l'anno della tua pace, Signore, Signore mio, fa di loro uno strumento del tuo amore. Questo spettacolo. Il malato
avevamo 3 malati. Erano Simone Pesce, Lorenzo Barbone e Gian Domenico Palmieri. Niccolò Barbone l'abbiamo presentato nel coro, ma ha fatto il Papa. Poi abbiamo un personaggio tra i più adulti che era uno anche dei più riconoscibili, era Gesù Giampaolo Di Piase. Gabriele Benvenuto, la donna indiana Anna Maria Matricardi e ancora la donna peccatrice Concetta Cristino e le nostre suorine, Suor Gertrude, Nicole Huley, Suor Agnes, Daniela Mascitelli, Suor Bettina, Liliana Desiderio. Quindi l'applauso direi che può essere doppio. Il capo premi Andrea Cascavilla, volontario e missionario Francesco Di Quinzio, e poi le due Madre Teresa, Madre Teresa da giovane, Chiara Petrucci. Ed infine, una volta che tutti i protagonisti dello spettacolo, quelli che sono stati in scena, li abbiamo conosciuti, nominiamo chi è stato dietro le quinte, quindi ai costumi Stefania Di Fulvio e Antonella Annunziato. Bravo uscito. Come assistenza dietro le quinte Luisa Pasquarelli. Supporto tecnico al mixer Daniele Spizzichino, e poi ringraziamo Alessandro Bruschi per le riprese video, per il supporto tecnico Attilio Langiano, ringrazio il service audio e luci X Zone Service, ancora la parrocchia di San Rocco di Torre Vecchia Teatina, il comune di Torre Vecchia Teatina, e nomino per ultimo, ma non è un caso, diciamo il Deus Ex Machina di tutta questa grande, grande banda, che è Luca Moscardelli. Gli spettacoli che abbiamo fatto, ringrazio Don Nico che ci ha invitato e ringrazio Padre Antonio e Padre Ersilio che ci segue con la PGQR, che hanno permesso, Padre Antonio il nostro parroco, che hanno permesso lo svolgimento di questo spettacolo. Ersilio, vieni, sei la prima fila. Grazie a tutti, è veramente, non so se si capisce, cioè, fare questa cosa con così tante persone e fatta tutta dal vivo, anche suonata dal vivo, la maggior parte dei gruppi fa sulle basi, noi facciamo tutto dal vivo, veramente è abbastanza difficile coordinare tutto, quindi io farei veramente un grande applauso a tutti che sono stati bravissimi. Allora, niente, io voglio ringraziare anzitutto in primo luogo il Signore e questi ragazzi per la loro perseveranza, per questa bellissima testimonianza, come diceva Don Nico, per questo momento di preghiera. Grazie ragazzi di tutto ciò che ci date e continuate dandoci. Adesso tocca a noi, perché loro hanno fatto la sua parte,
Madre Teresa ha fatto la sua parte. Tocca a noi seguire questa testimonianza, seguire questo esempio, cioè vivere l'amore nella nostra vita quotidiana. Grazie. Dicevo all'inizio che questo voleva essere un momento di preghiera, no? E per me lo è stato. Dovremmo concluderlo proprio con, come avrebbe fatto anche Madre Teresa, proprio pregando. Allora voglio invitare tutti voi a mettervi in piedi e a pregare un Padre Nostro e per noi, ma anche prima abbiamo pregato un eterno riposo per tutte le vittime del terremoto. Adesso con questo Padre Nostro vogliamo pregare per tutti i sopravvissuti, ma che dovranno affrontare ora la ripresa, la rinascita lì in quei luoghi martoriati dal terremoto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E facciamo ancora un grande applauso a tutti questi ragazzi che sono stati bravissimi. Lo scorso anno, il 30 agosto, quando hanno fatto la rappresentazione a Manopello, c'era Chiara che ha fatto 18 anni. Oggi c'è Rino che ne fa 18 più 30 di esperienza. Ecco, diciamo così. Ricordo.